entriamo un attimino dentro maggiormente alle tematiche delle misure. In particolare andremo a prendere visione da un po' dell'innovazione. Perché è importante l'innovazione nel PSR? Perché è importante per le nostre imprese? Perché l'innovazione, stavolta l'impresa, l'azienda agricola, l'impresa di trasformazione è qui il protagonista, a differenza magari di altre volte. Quindi l'innovazione è differente perché non è ricerca ma è appunto innovazione. Ecco quindi il concetto di innovazione, che è appunto quello dell'attuazione di un prodotto, di un bene, di un servizio, quindi di un miglioramento, di una risoluzione di una problematica, che è una problematica concreta, attuale, che serve proprio all'impresa agricola. La Unione Europea con la Commissione hanno inteso istituire proprio i partenariati per l'innovazione, con un approccio appunto bottom up, cioè che derivasse dal basso, e che ecco che derivi appunto dall'esigenza, dai bisogni di quelle che sono le imprese. E un'altra cosa importante della nostra innovazione, che abbiamo voluto fortemente nel nostro piano sviluppo rurale, è il rapporto con la politica e la strategia della ricerca e innovazione per le smart specialization. Quindi l'innovazione nel PSR non è scollegata con quella che è la strategia dell'innovazione complessiva regionale, anche se ha una demarcazione ben definita, quindi il FES farà ricerca e il FEAS si interesserà appunto dell'innovazione, adesso vedremo cos'è. L'innovazione del PSR sarà collegata sia in fase ascendente con la rete rurale, la rete PEI, e poi l'approfondiremo, ma anche con l'innovazione della macro regione adriatico-ionica e con l'ERIAF, che è un network che è stato costruito tra le varie regioni europee, ma anche in fase discendente, quindi con tutte quelle misure, tipo le misure sulla conoscenza, l'informazione, la formazione, la consulenza, che sicuramente sono strumento per migliorare appunto la disseminazione e la conoscenza dei progetti innovativi. Ma qual è il ruolo dello sviluppo rurale? Ecco, fondamentalmente, oltre al fatto che lo sviluppo rurale è individuato nel primo obiettivo, diciamo l'innovazione quale fondamentale per lo sviluppo appunto delle aree rurali, diciamo che lo sviluppo rurale ha proprio il ruolo di costituire gruppi operativi che possano, scomposti da agricoltori, da ricercatori e da altri, da consulenti, quindi vengono chiamati a geometria variabili, che possano attraverso l'analisi dei bisogni arrivare a individuare quelle che possono essere risposte a questi bisogni e quindi andare a fare dei progetti innovativi. Quindi questo è il ruolo precipuo dello sviluppo rurale. I soggetti coinvolti sono quelli che ormai conosciamo, dall'autorità di gestione, i gruppi operativi che già abbiamo parlato, le imprese agricole, gli attori della filiera, le imprese di trasformazione, ma vorremmo qui soffermarci su una figura importante che tra l'altro è stata individuata anche dalla comunità europea, che è quella dell'innovation broker. L'innovation broker non è nient'altro che un intermediario dell'innovazione, cioè è la persona, la funzione che riesce a individuare diciamo i bisogni, le esigenze da parte delle imprese, come dicevamo prima, sia di produzione che di trasformazione, e mettere insieme un insieme di persone e di strutture che possano in qualche maniera risolvere questo problema attraverso progettualità.
La Regione Marche ha programmato anche un'attività di formazione specifica per questi innovation broker, coinvolgendo a pieno titolo appunto la nostra agenzia. Quali sono le misure che vengono coinvolte nell'innovazione a livello dello sviluppo rurale? Allora, innanzitutto la misura della cooperazione, che poi andremo a vedere in maniera più puntuale, ma sicuramente la misura 1, che è la misura dell'informazione e della formazione, la misura 2, che è la misura della consulenza, la 4, di cui già ha parlato proprio Aurora il dottor Bisogni, che è la misura degli investimenti, quindi l'articolo 17, agli altri investimenti, che sono investimenti non prettamente agricoli, con la misura 6, quindi la misura sotto misura 6.2 e 6.4, e la misura 8, che è il campo della forestazione. Queste sono le misure che maggiormente vengono coinvolte a livello dell'innovazione. Ma la Regione Marche ha pensato anche di darsi delle priorità. Vedete, queste possono essere le sfide, le opportunità, diciamo le varie tematiche che l'Unione Europea ha pensato per l'innovazione, quindi tutta la problematica ambientale, la problematica economica, le problematiche agronomiche, sicuramente la gestione delle risorse. Ma la Regione Marche ha pensato appunto di concentrarsi maggiormente su alcune di queste tematiche che vedete qui elencate. Adesso, per motivi di tempo, non le prendiamo in considerazione una per ciascuna, però vedete come queste tematiche vanno ad avere anche un impatto non solo sull'impresa, ma anche sulla collettività. Quindi minor consumo d'acqua, prodotti chimici ed energia, la salubrità, la sicurezza, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il consumo di energia e la valorizzazione anche dei residui e dei sottoprodotti, e poi tutto il mondo della trasformazione e della commercializzazione, come dicevamo prima, diceva anche l'assessore, dando proprio molta importanza a quella che è la qualità delle produzioni. Ovviamente non ci saranno solo queste tematiche, le nostre tematiche verranno portate avanti oltre che dai gruppi operativi, poi adesso vediamo come potranno essere costituiti, anche attraverso altri progetti pilota che noi intendiamo maggiormente sviluppare sulla biodiversità. Molti di voi qui che conoscono bene questa tematica, e quanto anche già con il precedente PSR abbiamo lavorato, l'assetto idrogeologico, che è sulla diciamo purtroppo nell'attualità anche di questi giorni, che ci fa capire quanto l'Italia ne abbia bisogno, la regimazione delle acque, l'introduzione anche dell'innovazione sociale. Le Marche, come sapete, no, sono state un po' le prime, un po' le pioniere verso questa nuova frontiera anche dello sviluppo rurale, e anche progetti che per esempio non saranno presentati dai gruppi operativi. Ecco qua, entriamo nelle misure. Allora, quali sono le misure della cooperazione importanti, fondamentali, proprio specifiche per l'innovazione? Allora, abbiamo la misura 16.1, che è la misura attraverso la quale noi andiamo a sostenere la costituzione dei gruppi operativi e quindi dei partenariati, ma anche l'attività dei partenariati stessi, mentre la misura 16.2 è quella misura attraverso la quale noi andremo a sostenere progetti pilota, progetti dimostrativi, nuovi prodotti, pratiche, processi, cioè tutto quello che è l'innovazione dell'impresa, sempre della produzione e della trasformazione. Poi ci sono altre misure sottomisure nella misura cooperazione, che vanno magari ad altre cose molto più specifiche, ma che non sono di minore importanza. Come andiamo a sostenere i gruppi operativi? Attenzione, costituzione dei gruppi operativi regionali.
innanzitutto dobbiamo dire che questi gruppi operativi devono essere costituiti da imprenditori agricoli della trasformazione, non solo della produzione, poi da un soggetto operante nel campo della ricerca e da soggetti operanti nel campo del trasferimento delle conoscenze, e quindi che siano consulenti in qualche maniera. È auspicabile quindi che i CO siano costituiti da imprese di trasformazione e commercializzazione, enti e istituti di ricerca, che siano pubblici o privati, non necessariamente pubblici, che possano anche esserci altri soggetti dei territori rurali della società civile, e che siano poi inseriti dentro i gruppi operativi anche gli innovation broker di cui parlavamo prima. Ecco qua, le spese ammissibili sono quelle del setting up, quindi della costituzione e del progetto. Adesso andiamo a vedere qua con un'immagine come in qualche maniera si possono costituire questi gruppi operativi. Quindi vedete, sono un insieme di soggetti che insieme appunto vanno a discutere sulle problematiche specifiche di un settore, di un comparto o comunque di imprese magari associate, e che riescono proprio per la propria specificità a dare qualcuno un qualcosa di specifico e quindi costruire un progetto. E quindi dal progetto formare il gruppo operativo sfruttando che cosa? Proprio le misure che sono già istituite all'interno dello sviluppo rurale. Ecco che allora poi andremo a vedere tutte le cose specifiche, come le condizioni di ammissibilità, la selezione, il piano di attività, che potrete, tanto le slide poi penso che verranno pubblicate sui nostri siti. Quello che invece noi volevamo un attimo andare a vedere è proprio fare un esempio anche concreto, no? Potrebbe essere quello di costituire, non so, la produzione locale di birra biologica partendo sia da un prodotto biologico. Prima parlavamo appunto nel convegno di quanto sia importante queste produzioni. Quindi vedete che cosa vuole rappresentare questa figura. Allora, che innanzitutto quelli che si siedono intorno a questo tavolo costituiscono un gruppo operativo, che il gruppo operativo deve fare un piano, quindi deve avere una propria strategia, e queste cose che dicono ognuno di queste persone che siede al tavolo è lo specifico che ognuno può fare per il progetto di innovazione, che ovviamente andrà ad avere come obiettivo in questo caso appunto la costituzione di un CO da una parte e l'obiettivo di costituire questa birra biologica. Quindi dall'orzo ovviamente biologico alla birra biologica, con tutta la strategia che c'è intorno. Quindi vedete, ci sarà qualcuno che studierà le varietà, qualche altro che studierà i lieviti, qualche altro che andrà a capire come meglio magari potrebbero essere i terreni, altri invece si interesseranno della parte della trasformazione, quindi altri della parte della qualità, quindi OM piuttosto che altre modalità di certificazione. Quindi questo è il nuovo approccio, dove, attenzione, la cosa fondamentale che questa mattina vorrei ribadire, dove l'impresa agricola, che sia l'impresa di trasformazione, l'impresa produttiva, è questa volta protagonista, perché è dal basso, dalle proprie esigenze, proprio per arrivare a determinare cioè per risolvere un problema, e quindi arrivare a dei progetti concreti per arrivare a delle soluzioni concrete che siano applicabili nell'azienda. A questo punto, e concludo, direi che una parte poi fondamentale viene fatta da coloro che dovranno trasferire anche queste innovazioni, no? Ecco che allora noi riteniamo che il
l'innovation broker, ma anche i vari consulenti e le misure di cui parlavamo prima, quindi la misura 1 in particolare con l'informazione e la formazione, possa essere un forte veicolo di trasferimento, di divulgazione, di diffusione delle innovazioni che vengono ad essere, che saranno poi create in questa regione. Quindi la figura finale che ringraziandovi di averci ascoltato è proprio quella delle idee, perché è qui che bisogna mettere tutte le nostre idee e tutta anche la nostra passione nel poter migliorare sempre e innovare la nostra regione e le nostre aree rurali.